Ammazza che effetto tenebra, oh mamma mia! Film dell'orrore qua, attenzione! Eppure balza sul campo, balza in macchina senza guardare anche stavolta l'obiettivo dell'iPad, altrimenti mi schianto, quindi dopo non ci sarebbero più balza sul campo, insomma dai, quindi bisogna stare anche un po' attenti. Attenti come è stata l'Udinese, secondo me, quest'oggi, no, bel collegamento tra la guida spericolata o attenta e la partita attenta e prudente e tatticamente perfetta dell'Udinese. Ho inventato pure questa. Vabbè, no, dicevo, partita attenta da parte dell'Udinese che ha saputo, come si dice, bloccare le fonti del gioco della Juve con due mosse da partita a scacchi, se vogliamo, confermate tra l'altro dallo stesso Stramaccioni dopo la partita, ossia andare a pressare Tevez anche fuori dall'area, lui che adesso ama, o meglio ama, per ditta di Allegri rispetto a quanto faceva con Conte, esce anche dall'area a giocare palloni, quindi bloccare Tevez e mettere Allan, che ha giocato una partita secondo me straordinaria, ma non solo secondo me, secondo un po' tutti gli addetti ai lavori, a bloccare Pogba, altra fonte del gioco, non solo a bloccarlo ma anche a innervosire il ragazzo, perché non l'ho mai visto così nervoso praticamente da quando è alla Juve. Si è innervosito quando ha subito quel tunnel clamoroso che magari per uno come lui può essere considerato quasi lesa maestà, ma deve imparare che ci sono anche giocatori bravi oltre a lui a fare certe cose, e si è innervosito perché sostanzialmente veniva pressato molto da vicino, non ha quasi mai vinto un contrasto, si è arrabbiato con i compagni perché secondo lui si smarcavano male e quindi non potevano ottenere i suoi suggerimenti, i suoi palloni, c'è stata qualche c'è stato qualche scambio di vedute con Allegri anche dalla panchina, insomma un ragazzo piuttosto nervoso, diciamo che è stato molto incensato e giustamente incensato nei giorni precedenti e quest'oggi ha macchiato un po' secondo me la prestazione, tra l'altro a onor del vero bisogna dire, perché siamo qua per fare cronaca, per registrare le cose che avvengono in partita, un paio di volte se non tre è stato graziato perché avrebbe meritato sicuramente il cartellino giallo che gli avrebbe impedito di giocare la prossima partita contro il Milan. Perché sono così duro? No, non sono così duro, sono obiettivo, non è stata la Juve che ci si aspettava di vedere in campo, che lo stesso Allegri si aspettava di vedere, Allegri ha detto troppo frettolosa nel primo tempo di voler trovare gli spazi, ha avuto poca pazienza, quindi troppi passaggi sbagliati, troppe situazioni di pericolo create. Apro una parentesi, a mio modestissimo parere, questa squadra quando torna a giocare a tre ha perso un po' di automatismi, parlo di tre difensori, soprattutto perché, è sempre parere mio, quando praticamente attacca fa salire tutti e tre i difensori oltre la linea di metà campo, esponendosi così a facili ripartenze o contropiedi, come si chiamavano una volta, adesso si chiamano ripartenze, no? Da qualche anno a questa parte è cambiato anche il lessico calcistico, però la sostanza non cambia perché per due o tre volte l'Udinese si è trovata con l'uomo praticamente pronto ad andare a concludere in porta, poi e si è quasi sempre trattato di Fernandes, che è stato anche sfortunato, una volta è scivolato, un'altra volta ha sbagliato, un'altra volta è stato bravo Buffon, insomma, però attenzione perché è un campanello d'allarme secondo me per la difesa di Allegri quando gioca a tre, non è la prima volta che si registrano queste manchevolezze difensive secondo me. Comunque detto questo, c'era questo aspetto tattico, c'è stato un aspetto anche mentale a mio avviso nella Juve di quest'oggi, perché forse questi 7 punti di vantaggio sulla Roma non hanno dato la dovuta concentrazione, ma bisogna assolutamente rendere merito all'Udinese per la partita che ha fatto una partita veramente tatticamente perfetta, con qualche punta di rammarico perché nel primo tempo l'Udinese meritava sicuramente di segnare. Poi è vero che la Juve ha avuto le sue occasioni, non tante, tre, il colpo di testa di Llorente finito abbondantemente fuori, la traversa di Pereira è un tiro sbagliato, non mi stancherò mai di ripeterlo, quando si prende la traversa, il palo, l'incrocio, quello che volete, è un tiro sbagliato, meno sbagliato degli altri che vanno fuori, ma è un tiro sbagliato. E poi quello di Tevez, proprio a 5 minuti dalla fine, magari da lui non ci si aspetta un errore, però è umano, può sbagliare anche lui, e poi se rivedete bene l'azione, sempre mia impressione personale, se lui avesse centrato lo specchio della porta forse avrebbe preso la gamba del difensore dell'Udinese che gli stava davanti, che gli ha forse anche impedito di vedere bene la luce della porta. Fatto sta che comunque si è trattato di un errore, di un tiro sbagliato. Il tutto per dire
ammazza come solo qua c'è oggi, eh? Il tutto per dire che secondo me si è trattato di un risultato assolutamente giusto, che non fa una piega, perché si sono praticamente equivalse le due squadre sul piano del gioco, perché è meglio la Juve nel secondo tempo rispetto al primo, nel quale è stato nettamente meglio, è stata nettamente migliore la prestazione olandese, e sul piano delle occasioni create, se vogliamo, perché non sono state tantissime né da una parte né dall'altra. Cosa significa? Juve che resta a più 7 sulla Roma, ha avuto, diciamo, non dico l'occasione del match ball, perché il match ball con 17 giornate ancora da giocare è un po' azzardato, un po' tanto azzardato, però ha buttato via l'occasione di allungare a più 9, ma comunque mantiene un buon margine di vantaggio. L'Udinese da questa partita può ripartire con grande iniezione di fiducia, perché ha disputato, ripeto, un ottimo incontro. E beh, che devo dirvi, ragazzi? Perché, ho guardato in camera, però garantisco che era tutto a posto, tutto tranquillo, non ho nessuno davanti, naso lungo. Detto questo, va bene, basta. Balza sul campo, balza in macchina, balza come cavolo volete chiamarlo voi, finisce qui e vi dà appuntamento a domenica prossima, anzi sabato prossimo, perché qua non ci si capisce più niente, a sabato prossimo per Juve-Milan, post partita, di cui la parte più importante ovviamente è balza sul campo, ci mancherebbe altro, no scherzo ovviamente, e in compagnia ovviamente di Claudio Zulli, quanti ovviamente ho detto, basta, balza, basta, sono un po' rincoglionito oggi, in compagnia di Claudio Zugliani, della mia spalla, o io sono spalla sua, fate un po' voi, e vabbè, ciao, finisco qua, ciao Meg, ciao, mi sono fermato all'autogrill perché devo fare rifornimento, devo mangiare, ma voi che cacchio, ve ne frega, ciao, ciao a tutti.